Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di nuovo di outfit e a grande richiesta parliamo di outfit invernali perché a quanto pare non sono tutti come me, fortunatamente, e ci sono persone che soffrono il freddo e lo soffrono parecchio, per cui eccomi qui con una selezione di outfit per affrontare le temperature basse con serenità. Il primo outfit è ispirato alla tendenza più attuale del momento, e cioè il color block. Ho visto nei vari negozi che vanno tantissimo i colori sparati in un solo pezzo, per cui se nelle stagioni passate avevamo gli outfit tipo monochrome, quindi monocolore sopra e sotto, questa stagione qui vede un po' di color block in una sola parte del corpo, quindi o sopra o sotto. Quelle che mi piacciono di più sono quelle con la parte sopra, e cioè il maglione di un colore sparatissimo, tipo il fucsia, tipo il verde, anche se a me non piace il verde, ma lo apprezzo, il giallo fluo. E il primo outfit appunto si ispira a questa tendenza qui, ma ha un paio di cosine che lo rendono super caldo. Uno, sto indossando dei pantaloni in similpelle. Questi pantaloni qua tengono un sacco caldo. Soprattutto dovete cercare quei pantaloni che non sono proprio leggings velati, ma sono un pochino più strutturati, tipo stile proprio pantalone. Anche perché in questo modo sono dei pantaloni che si possono indossare anche negli uffici, che non richiedono proprio un abbigliamento completo, giacca e pantalone. Questo pantalone è tattico perché la maggior parte di questi pantaloni sono un po' felpatini, e quindi uno, il tessuto in similpelle non fa passare il vento e il freddo, quindi sono proprio termoisolanti. Mentre sotto la parte felpata permette al corpo di mantenersi caldo e comodo. La parte sopra invece ha mille mila strati nascosti senza però farci apparire appunto come degli omini Michelin pieni di cose che ci possono rendere molto molto bulky e quindi proprio grosse sopra. Allora, strato numero uno e partiremo da quello più esterno. Giacca, questa è una giacca di un colore bellissimo, questo rosa un po' salmone, e io l'adoro tantissimo, ma ne potete trovare di simili da Zara, da Pull&Bear, da Bershka. Questa è una tendenza che è arrivata qualche stagione fa e non se ne sta andando via, per cui riuscite a reperirla tranquillamente. Poi, strato numero 2, maglioncino in lana color crema, beige o comunque chiaro, e questi non scarseggiano mai, sono dei pezzi super basic e non sono difficili da reperire. Strato numero 3, abbiamo un dolce vita, è dolce vita perché l'ho nascosto sotto per non farlo spuntare da fuori il maglioncino. Ovviamente se voi avete un maglioncino col collo alto sarà perfetto, perché il dolce vita in quel caso sarà doppio strato anche per il collo. Io, di nuovo, per come sono fatta io, non sopporto avere troppe cose intorno al collo, quindi dolce vita o maglioni a collo alto proprio attaccati al collo, perché mi fanno soffocare, e quindi questa è una mia preferenza personale, però se a voi ne dà fastidio, ben venga. Quindi strato numero 3, dicevamo, dolce vita in lana e seta. Questo è un acquisto che ho fatto da Intimissimi, ed è un salvavita perché è uno strato perfetto per mantenere il corpo al caldo, ma è sottilissimo, proprio sottile sottile. Ultimo e quarto strato, abbiamo un body sotto, e questo è un trucco che insegnano anche le nonne e le mamme, e cioè la canottiera. La canottiera in inverno va sempre indossata, ragazzi, perché se hai la pancia scoperta e nuda hai freddo, è matematico, bisogna quindi lasciare meno spazio nudo possibile per evitare che il freddo si attacchi proprio a quelle parti lì. E quindi il body in questo caso è perfetto, perché avendo così tanti strati sotto si rischia poi di avere troppo ingombro sui pantaloni, mentre col body questo rischio non c'è. Il dolce vita sotto è molto sottile e quindi di nuovo non crea ingombro. E in questo modo possiamo indossare
benissimo anche un paio di pantaloni in similpelle che si sa sono difficili da indossare perché se appunto hai cose indossate sotto e infilate dentro i pantaloni rischi di avere segni brutti che esteticamente non sono proprio belli da vedere. Questo è l'outfit numero uno. Poi abbiamo scarpe che possono essere un paio di scarpe da ginnastica oppure un paio di mocassini. Allora, le scarpe da ginnastica, queste non sono le più adatte perché sono in camoscio e anche se sono comodissime e bellissime, quando piove non sono adatte, appunto. Io ho queste e quindi ho inserito queste. Sto cercando un paio di scarpe da ginnastica più invernali, tipo sto valutando le Nike Dunk Low oppure le New Balance. Sono un po' indecisa tra questi due modelli e per quello non le ho ancora comprate e quindi chiedo anche a voi un consiglio, quali sono meglio? Perché esteticamente sono molto simili, mi riferisco alle New Balance, quelle con la suola molto piatta e un po' altina, tipo le Dunk, e non so, non ho mai avuto nessuna delle due, per cui non so quale sia di una qualità migliore. Mi affido a voi in questo. Tenendo ben presente in mente i trucchi imparati con l'outfit numero 1, passiamo all'outfit numero 2. Quali sono i trucchi imparati? Così poi non ce li dimentichiamo più da qui alla fine del video e alla fine dei secoli. Allora, strato numero 1, e parto da quello più nascosto, il body o la canotta. Strato numero 2, dolce vita leggerino in seta e lana. Quelli lì li trovate anche con collo a barchetta, con collo a V oppure con quello stile tartaruga, quello che ho io, o mezzo collo. Strato numero 3, il maglioncino più in vista. E in questo caso sto indossando un maglioncino, in realtà gilettino, e non sto indossando tono su tono solo perché sono pigra, ma solitamente se dovessi andare in giro sceglierei il tono su tono perché lo preferisco in questo stile qua. Se invece ho il maglioncino o il gilettino non troppo aderente, posso anche valutare una camicia di un colore diverso. In quel caso è molto più carino, soprattutto se sono delle maniche a sbuffo. Quindi questa soluzione prevede un dolce vita super leggero, tono su tono con il gilettino a collo alto, super caldo in cashmere, e questo permette di avere doppi strati super caldi ma molto molto sottili, e così puoi indossare anche un blazer strutturato, elegante, perfetto per l'ufficio, perfetto per qualsiasi tipo di ufficio, senza sentirsi troppo ingombranti sotto, perché spesso in inverno si scarta magari l'idea del blazer perché non è molto caldo se non è in lana, perché non si possono indossare strati sotto, perché solitamente essendo molto fitted non permettono di avere troppe cose sotto e una camicia non tiene abbastanza caldo. Quindi questa è un'ottima soluzione, un ottimo sostituto alla camicia per poter indossare i blazer o gli abiti, i completi. E questo ovviamente è il mio preferito, per quello l'ho scelto, però questa combo è perfetta per la stagione invernale e autunnale perché stiamo indossando un colore non colore molto basic come il nero e sopra un marrone che rende l'outfit un pochino più interessante. Sotto abbiamo dei pantaloni neri classici, super eleganti, ma qui ci sono degli altri trucchi che non vi ho svelato, e sono numero uno: sotto qualsiasi pantalone si possono indossare delle calze super calde, 50 denari o anche 80. In quel caso magari prendete una taglia in più di pantalone, così avete un effetto bello e non sono troppo aderenti e non fanno sembrare che state indossando la taglia sbagliata, perché ovviamente indossando delle calze un pochino più pesantine sotto si rischia questo effetto qua, però è risolvibile appunto con una taglia di pantalone in più. Un'altra cosa che non vi ho detto nell'outfit precedente è il fatto che questa stagione contempla tantissimo
la calza lunga e non più i fantasmini e la caviglia scoperta. Per cui, se volete essere alla moda e vestirvi con cose attuali, in realtà dovete valutare il calzino lungo che ci permette appunto di indossare anche un moccassino, una scarpa bassa senza dover morire di freddo, perché appunto si indossa il calzino un pochino più lungo e abbiamo la situazione di nuovo perfetta per le temperature che dobbiamo affrontare. Passiamo all'outfit numero 3. Questo outfit contempla di indossare camicine in seta, super leggere, super romantiche, anche in inverno. E di nuovo qui vi chiedo di ricordarvi i trucchi che abbiamo visto poco fa, quelli degli strati, che possiamo indossare sotto anche una camicina in seta ed essere così riparate ed eleganti in un attimo. In questo outfit io sto indossando anche un paio di jeans e i tacchi perché questo outfit è perfetto per essere indossato in ufficio ed è anche perfetto per uscire fuori a cena o per un aperitivo dopo il lavoro. Ovviamente non vi sto chiedendo di indossare i décolleté, se preferite indossare un paio di stivaletti sono perfetti comunque. Io di nuovo qui non ho lo stivaletto giusto, lo sto cercando e per trasmettervi l'effetto giusto ho indossato appunto il tacco alto sotto forma di décolleté. Questo outfit può essere ancora più caldo se si aggiunge sopra un blazer. E qui abbiamo un altro dei miei blazer preferiti, che si presta benissimo perché richiama i colori della camicina e dei jeans. Ovviamente questo outfit non è composto da pezzi acquistati proprio pochi giorni fa, ma vi posso assicurare che se andate a pescare nei vari negozi qualcosa di molto simile, lo troverete in un attimo, tipo Zara, anche sull'online, è molto fornita di blazer con fantasie tipo pied-de-poule, à pois, a quadretti, quindi per tutti i gusti. Questa è una camicina super elegante ma super basic, quindi una di quelle cose evergreen che si trovano sempre. E sotto invece abbiamo un paio di levis super skinny, che sono sempre attuali e sempre presenti nei loro negozi. Con l'outfit numero 4 siamo pronte per il Casual Friday. Perché lo dico? Perché so che normalmente molte aziende che non contemplano l'abbigliamento casual lo contemplano almeno un giorno alla settimana. Nel mio ufficio, in realtà, col giorno è tutti i giorni, però mi rendo conto che la mia realtà non è la realtà di tutti, per cui per quel Casual Friday, quando vi volete sbizzarrire, o per chi non ha invece esigenze di vestirsi in un certo modo, perché può vestirsi come gli piace pare e può vestirsi più casual tutti i giorni, questo è l'outfit perfetto. Mi direte che cosa c'è di casual dentro questo? Beh, il fatto che la camicia è comunque oversized, boyfriend style. Queste sono evergreen da Zara, si trovano sempre, sono continuativi e non credo che usciranno presto di moda. Sotto c'è il bel Dolce Vita in bella vista e nella parte sotto invece abbiamo un paio di jeans chiari che sono un pochino più casual rispetto al jeans scuro. In questo caso io ho già caldo così, però mi rendo conto che io sono un po' particolare e per chi invece soffre un po' di più il freddo, possiamo aggiungere un bel cardigan super chunky e in tinta con il Dolce Vita che abbiamo sotto in vista e siamo subito perfette. L'outfit numero 5 porta il mio nome sopra perché io in inverno semplicemente adoro indossare pantaloncini, gonne con calze coprenti e anfibi. Sono proprio il mio trademark nella stagione fredda per una semplice ragione. Non mi piace tantissimo indossare gli anfibi con i pantaloni perché, essendo bassa, sembro ancora più bassa, sembro proprio una bambina che è stata vestita dalla mamma e non mi piace tanto questo effetto qua. Per cui preferisco piuttosto indossare una gonna o un pantaloncino per abbinarli poi agli anfibi. Questo outfit
non è necessariamente da ufficio, ma può diventarlo se i pantaloncini sono un pochino più lunghi e quindi proprio quasi bermuda, vanno benissimo. E in realtà la parte sopra va più che bene per qualsiasi occasione, un'uscita la sera o semplicemente sentirsi belle per uscire fuori di casa. Sotto invece ho un paio di pantaloncini in similpelle, però possono andare benissimo anche i pantaloncini in tessuto o un paio di pantaloncini un pochino più lunghi, come dicevo, o anche un paio di pantaloni o una gonna un pochino più lunga, anche in lana, perché poi la combo tra seta e lana per me è una delle più belle. Questo era l'ultimo outfit, concludo la selezione con questo che è il mio preferito tra tutti, si può vedere subito. Ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo video, con nuovi spunti. Tra poco mi sa che cominciamo con il Vlogmas. Chi è entusiasta per il Vlogmas? Io tantissimo. Ci vediamo sabato prossimo alle 10 puntualissimi e fino ad allora prendetevi cura di voi. Ciao!